A causa di indegni atti di vandalismo sono state danneggiate le giostrine del parco giochi di via Vittime di Nassiriya. Gli operatori comunali hanno riparato ciò che era possibile. In altri casi servirà spendere denaro pubblico per riacquistare i pezzi irrecuperabili. Questi vergognosi gesti hanno stancato tutti. L'assessore comunale all'ambiente, Alessandro Rosa, annuncia dunque il pugno di ferro e auspica che possano essere individuati i responsabili. Abbiamo chiesto al comandante della municipale Bosco di aumentare i controlli e i pattugliamenti in prossimità dei parchi in attesa di una capillare videosorveglianza. È un atto ignobile e vergognoso. Devo ringraziare la polizia locale che è intervenuta immediatamente e i nostri operai del comune che hanno già messo in sicurezza le aree, hanno messo a posto le giostre, però abbiamo anche predisposto l'acquisto dei pezzi di ricambio, però non è pensabile che in una cittadina del genere, con persone per bene, dobbiamo sempre andare a mettere noi la pezza perché qualche idiota si diverte a vandalizzare, a distruggere cose che abbiamo acquistato con i fondi pubblici. Ma quanto ammontano i danni? Adesso abbiamo, non abbiamo la quantificazione, però è un parco che è costato 45.000 euro, quindi non è che abbiamo ripreso un'area degradata, un'area che adesso è frequentatissima. Questi atti ignobili non li possiamo più consentire, quindi io spero che poi le forze dell'ordine ci daranno una bella mano, speriamo con il prossimo bilancio anche di prevedere dei servizi di videosorveglianza anche su tutti i parchi gioco, perché queste cose non è più pensabile permetterle. Quindi adesso